Di Arminio Tavola, presidente dell'associazione Point to Art. Siamo in questo ambiente ricco di abiti, costumi d'epoca, ma come nasce questa passione? Questa passione, diciamo che già è nata molti anni fa, nel 90, quest'anno sono 23 anni, è nata creando le prime bambole di pezza. Dalle bambole di pezza sono passate ai costumi d'epoca. Con alcune televisioni private della zona ho iniziato a fare le mie prime sfilate, sfilando pure per il premio Leocosia, dove mi hanno conosciute parecchie persone di tutta Italia e sono incominciato a varcare un po' nuovi paesi, nuove città, tutto qua. Tu a telecamere spente raccontavi che fino a alcuni anni fa, quindi agli inizi degli anni 90, la tua professione era ben altro. Poi all'improvviso è nata questa passione oppure già c'era qualcosa di artistico innato in te? No, questa passione già c'era, c'è sempre stata da ragazzina, perché io sono pure un figlio d'arte, perché mia mamma era la sarta del paese che si usava tanti anni fa. Io da piccolo, stando vicino a mia madre, mi sono insegnato il taglio e il cucito e lavoravo facendo bambole di pezza, e da questa è scoppiata poi pure la passione da grande, chiaramente, sì. Alle nostre spalle abbiamo una delle tue creazioni, una delle tue tantissime. Questa è una dama del Medioevo, una nobile del Medioevo. Questo vestito è stato realizzato tutto a mano con questi rintarsi qua, e ce ne sono parecchi, a centinaia. Quanti ne hai di questi abiti? Io credo più di 1000. Tutti lavorati a mano? Quasi tutti a mano, però sono varie epoche, partiamo dall'Egitto fino agli anni nostri, pure agli anni 60, che se ben sai io faccio un evento il mese di luglio che è Asita, il matrimonio cilentano che si usava negli anni 40-50, oppure questi abiti qua. Ma qual è l'epoca e quindi di conseguenza gli abiti ai quali sei più legato? Ah, il Medioevo, sono gli abiti che preferisco realizzare, Medioevo, rinascimentali, questi due, Medioevo e Rinascimento, però ne ho molti. Adesso ho realizzato una nuova collezione degli abiti del Settecento, che sono molto belli, sfarzosi, di merletti, pizzi, passamaneria. Poi mi diverto a fare tutte queste belle ricerche dei merletti, dei pizzi, delle passamanerie, dei bottoni, e ci studiamo molto sopra. Quindi diciamo che è una passione che poi a un certo punto è diventato un vero e proprio lavoro. Sicuramente, se ben ricordi, io ero anche un cuoco e adesso mi sono dedicato solo agli abiti. Come ben sai, io 3 anni fa ho varcato pure oltre oceano, sono stato ospite al festival di Onsung a Brooklyn, ho fatto varie manifestazioni nel New Jersey. Di recente è arrivato anche un riconoscimento importante, lo vogliamo dire? Sì, il riconoscimento di Riccione all'Italia Beauty Festival, un bel premio perché ho vestito 50 miss di tutto il mondo e partecipavano 5 continenti. Ho vinto 2 premi. Quindi insomma una doppia soddisfazione. E adesso quest'anno 2014 si parla di andare a fare la finalissima in Cina. Speriamo bene.
Abiti che poi effettivamente, come raccontavi tu all'inizio, sono molto richiesti, perché sia per manifestazioni teatrali, spettacoli di piazza, sono tante le occasioni nelle quali ti vengono richiesti gli abiti. Ma sono richiesti più per le manifestazioni di piazza. Io ultimamente sono stato pure a Ferrara, perché là è una zona molto medievale e fanno vari pali nella zona di Ferrara. Sono stato richiesto perché sono piaciuti molto i miei abiti. Da come ci stai raccontando, paradossalmente un cilentano doc con la sua capacità, la sua bravura, però a quanto pare lavori più in altri luoghi d'Italia, all'estero, e non nel Cilento. Come ti sei dato una spiegazione a questa cosa, se effettivamente così? Io amo il Cilento, alcune cose le ho fatte nel Cilento pure, però credo che sono più apprezzato fuori. Io sono stato anche in Germania a fare delle sfilate, ma penso che dobbiamo ancora crescere noi per queste cose. Ancora poca cultura verso l'arte, perché questa in sostanza è una forma d'arte. Penso di sì, però posso dire che in molti paesi del Cilento ho avuto grande soddisfazione. Mi hanno invitato e abbiamo fatto varie rappresentazioni, ma si fa poco nel Cilento. Però dove vado sono un cilentano. Sei orgoglioso della tua terra. Mi presento come cilentano. Si avvicina il Natale, un periodo natalizio, quindi solitamente ricco di appuntamenti. C'è qualcosa, c'è qualche avvenimento dove i tuoi abiti saranno utilizzati? Quest'anno organizzo la prima edizione del Presepe Vivente a Santa Maria di Castellabate, il mio paese, ma lo organizzo come prologo, perché sono anche il presidente della prologo, e verrà fatto giù a Marina Piccola, dietro la Torre Perrotti, tutta la parte antica di Santa Maria. Sicuramente sarà uno scenario bellissimo. Visto che ci avviamo a conclusione dell'anno, facciamo un bilancio su questo 2013 e gli auguri per il 2014. Sicuramente è stato un bel 2013, ho avuto molte soddisfazioni in varie parti dell'Italia, anche nel Cilento. Ma il 2014, spero, con le chiamate che ho avuto, sarà favoloso, poi vedrete.